Grazie a lei, dottor Lucchini, per l'intervento. E adesso io passerei la parola a Giampaolo Succi, partner dello studio legale Bonelli Ereda. Grazie. Sì, grazie mille, buongiorno a tutti. Direi Giampiero, anche se c'è un errore nella cosa. Io mi Chiedo permetto scusa, di... ho No, letto. sì, no, era scritto Giampaolo in effetti. Mi permetto di condividere, ho preparato qualche slide, ma per cercare di essere più conciso, non per cercare di essere più lungo. Magari le condivido con tutti voi, anche se poi parlo un po' più a braccio e cerco di stare nei 10 minuti che mi sono stati assegnati. Inizio con una precisazione dal nostro punto di vista. Io parlo come operatore privato, non come soggetto istituzionale, perché noi siamo uno studio legale che da un po' di anni, una decina d'anni ormai, lavoriamo tanto col continente africano. Nel continente africano abbiamo lì degli uffici, abbiamo tanti, diciamo, colleghi e pratiche che lavorano. Avendo anche il beneficio però di poter essere un osservatore delle dinamiche africane verso l'Africa dall'Europa e dall'Italia in particolare. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, io sono assolutamente convinto che l'Italia possa e debba aspirare a diventare non solo un semplice partner commerciale per l'Africa, ma una giurisdizione essenziale di riferimento, un hub per la stabilizzazione della regione, di tutto il grosso continente, un hub per la formazione di universitari professionali, di soggetti e professionisti di eccellenza che studino qua in Italia, tornino giù e contribuiscano al rafforzamento e alla crescita. Un hub che possa essere un centro stabilizzatore e di equilibrio delle tensioni. Abbiamo visto cosa è successo non più tardi 2 settimane fa con alcune dichiarazioni molto forti da parte di alcuni leader politici esterni all'Africa in relazione a quelle che potevano essere le relazioni fra due stati africani, e abbiamo visto una settimana dopo come all'interno di uno di questi due stati africani ci siano state delle enormi tensioni fra etnie di riferimento. Questo dimostra come la gestione delle relazioni internazionali in modo non adeguato crei degli impatti rovinosi. L'Italia invece, grazie alla sua ultradecennale politica, le sue istituzioni che, di nuovo, vedendolo dal punto di vista dell'operatore privato, ma anche del cittadino, hanno e rappresentano a livello del nostro Ministero degli Affari Esteri, a livello della nostra cooperazione internazionale, a livello di CDP, a livello di ICE, soggetti e poli di eccellenza, e non solo di eccellenza da un punto di vista tecnico, ma anche di eccellenza da un punto di vista di percezione da parte degli operatori locali e in particolare delle istituzioni locali, può giocare un ruolo fondamentale, come del resto ha dimostrato di saper giocare in passato. Pensiamo alla pace, per esempio, in Mozambico, un ruolo fondamentale. Da ultimo, grazie anche a queste sue caratteristiche, l'Italia può e deve soprattutto aspirare a diventare un collettore di investimenti stranieri extraafricani per l'Africa, quindi una sorta di hub, di punto di riferimento dove arrivino gli investimenti, sia una piattaforma, un think tank a livello mondiale, per poi candidarsi a gestire e rappresentare il punto di partenza per gli investimenti in Africa. Tre elementi, cerco di dirli molto velocemente per rimanere nei 10 minuti, dal nostro punto di vista. Il primo, una questione di contesto. Il secondo, il dove siamo oggi. Il terzo, cosa possiamo fare dal punto di vista dell'Italia. Allora, il contesto, e parto da un contesto a livello internazionale, dimostra da un lato una difficoltà, quantomeno fino ad oggi, vedremo cosa succederà dal 20 gennaio in poi, ma una enorme difficoltà di relazioni fra due blocchi molto importanti, il blocco statunitense e il blocco cinese, che hanno determinato delle conseguenze, degli impatti notevoli dal punto di vista delle relazioni commerciali, non solo fra questi due stati, ma anche fra soggetti terzi ed altri soggetti terzi. Necessariamente la guerra dei dazi, la guerra commerciale in atto, ha avuto anche delle ripercussioni fra non solo i rapporti geograficamente orizzontali, ma anche fra i rapporti verticali, in particolare fra i rapporti Africa ed Europa e viceversa. Il secondo elemento che noi abbiamo sperimentato è stato quello che, nell'ambito di questa difficoltà di relazioni, di questa guerra commerciale, la sede multilaterale di discussione ha necessariamente ceduto il passo alla sede bilaterale.
entrambi dei due blocchi si è cercato di arrivare a delle soluzioni one-to-one, dei dazi one-to-one, che hanno perso e non hanno consentito il punto di vista e il punto di stabilizzazione delle grosse organizzazioni internazionali e sovranazionali. Di questo necessariamente ne ha avuto una lesione, anche dal suo punto di vista, l'Unione Europea. L'Unione Europea non è riuscita a guadagnare, e forse sotto un certo profilo ha lievemente perso, una sua capacità di imporsi come leader nell'ambito delle relazioni nei confronti delle relazioni fra stati e delle relazioni fra determinati stati e l'Africa. Questo probabilmente è anche dovuto non solo a questioni internazionali cui è rimasta estranea e in cui non è stata coinvolta, ma anche ai meccanismi decisionali e meccanismi di governance interni all'Unione Europea stessa. Lo vedremo dopo questo, però, sotto profilo degli strumenti. È chiaro che se vogliamo ripensare ad un ruolo e vogliamo confermare il nostro ruolo dell'Italia come ruolo del rebranding dell'Africa, l'Italia a questo punto deve giocare una partita non solo propria italiana nei confronti dell'Africa e delle giurisdizioni africane, ma deve necessariamente diventare il punto di riferimento anche a livello comunitario. L'Europa è un partner fondamentale nell'ambito del rebranding italiano in Africa. L'Europa in quanto tale e l'Europa in quanto interlocutore essenziale dell'Unione Africana. Ma di questo ne parliamo dopo. Si è già detto molto, quindi non voglio intervenire e reiterare concetti che sono stati detti in modo oltretutto molto più chiaro rispetto a quello che gli ho detto e li ho sintetizzati io, ma è chiaro che l'Africa è un paese di grandissimo sviluppo. Il futuro conferma l'Africa come punto di riferimento. Ci sono dei grandissimi ed oggettivi indicatori che portano a confermare questo trend. Il trend oltretutto con trend non solo economico, non solo di crescita demografica, ma anche un trend anzitutto di riforme e legislativo. Negli ultimi 8-10 anni l'Africa e soprattutto le regioni dell'Africa subsahariana sono state quelle caratterizzate a livello mondiale del maggior numero di riforme in materia di capacity building, in materia di attrazione degli investimenti stranieri, in materia di riforma dei sistemi tributari, in materia di lotta e di strumenti di lotta anticorruzione. Proprio tutti quei settori volti a creare un ambiente economico friendly per gli investimenti stranieri. Il secondo elemento che dobbiamo considerare è non solo quindi i termini di queste crescite che ho appena detto, ma anche il movimento demografico internamente all'Africa. L'Africa sta sperimentando una crescita di megalopoli, di megacittà. La popolazione rurale tende sempre di più ad essere aggregata in città. La crescita esponenziale delle grosse città africane con più di 5 milioni di abitanti, nel 2030 almeno ne vedremo 17 e probabilmente ancora di più, questo è un conto aggiornato al 2018, non ci sono ancora i conti più aggiornati, porta necessariamente a ritenere che i settori di investimento dell'Italia e dell'Europa verso l'Africa sono tutti. Non parliamo solo di infrastrutture, ma parliamo di tecnologia, parliamo di sanità, parliamo di bellezza, parliamo di edilizia, parliamo di tecnologia bancaria, banking, parliamo di strumenti finanziari, parliamo di una necessità di creazione di scambi finanziari, di equity e di debito a livello multilaterale con la creazione di borse valori, che oggi non ci sono e che rappresentano necessariamente un punto di riferimento essenziale per l'introduzione di mezzi privati stranieri che possono concorrere. Scusate, questo è il campanone delle 12 del parroco che abbiamo qui vicino alla chiesa di studio, che possono concorrere accanto agli strumenti pubblici, ma che non possono essere sostitutivi di quelli pubblici nell'ambito della crescita. In tutto questo dobbiamo anche tenere conto di un altro elemento che non solo si legge sui giornali, non solo lo percepiamo quando parliamo con il pubblico, ma è un elemento che percepiamo anche di nuovo come operatori privati. La Cina continua a essere un partner commerciale importantissimo per l'Africa, ma nelle relazioni con la Cina inizia a essere un approccio lievemente diverso. Si è compreso che probabilmente, vuoi per l'eccessivo indebitamento nei confronti della Cina, vuoi per le modalità di
creazione di latifondi ad opera dei cinesi in Africa, vuoi per una mancata integrazione fra persone cinesi, di dipendenti di imprese cinesi che vivono, che sono trasferiti in Africa per questioni di lavoro, per seguire investimenti nel mondo africano, vuoi per una scarsa o capacità o comunque volontà di reinvestimenti in Africa delle risorse che queste persone generano, l'investimento cinese inizia a essere guardato con una particolare attenzione negativa, a fronte invece di una conferma indiscussa di un ruolo delle imprese italiane in Africa. Ovunque si vada, sostanzialmente ovunque si vada, l'imprenditore, l'investitore italiano è considerato un soggetto affidabile, di grandissima competenza tecnica, che reinveste parte delle proprie risorse in loco, che non depreda quindi le risorse locali e tende a reinvestirle, e di nuovo che viene giù, poi ovviamente con gradazioni diverse, con tutte le difficoltà che conosciamo, ma che comunque opera nel quadro comunque di un assetto istituzionale governativo italiano stabile, di riferimento, come dicevo prima, centrale e ritenuto essenziale. Passiamo questo sul... Allora, il tema è dunque come poter reagire dal nostro punto di vista. Allora, il come poter agire dal nostro punto di vista è essenziale a livello anzitutto europeo. L'Europa se n'è accorta, l'Europa lo sa benissimo, l'Europa cerca e sta ampliando notevolmente le proprie relazioni con l'Unione Africana e con i singoli Stati membri. L'Europa ha stanziato un importante fondo, importanti fondi per quello che viene definita la creazione di capacity building, per supportare paesi africani nel implementare riforme essenziali per attrarre, creare anzitutto loro stessi una stabilità interna e grazie a questa poter attrarre investimenti stranieri. Occorre che però l'Europa riprenda un ruolo non solo a livello bilaterale fra Unione Europea e Unione Africana, ma a livello multilaterale come organizzazione istituzionale essenziale nell'ambito delle relazioni africane. E qui, dal nostro punto di vista, è fondamentale il ruolo dell'Italia. L'Italia, grazie alle sue competenze, a quanto dicevo prima, può essere il pivot che da un lato spinge e supporta l'Europa nel ruolo che dicevamo prima e dall'altro spinge e supporta investimenti e interventi diretti nei confronti delle giurisdizioni italiane. Con la creazione e lo sviluppo, e di sicuro questa conferenza che con oggi prende l'avvio, è un elemento fondamentale in questo senso, di un think tank, di ruoli, di occasioni, di confronto tecnico-istituzionale per l'individuazione di forme di cooperazione, per l'individuazione di misure e di novità volte a supportare di nuovo il ruolo del rebranding italiano all'interno dell'Africa. I miei minuti stanno esaurendo. Due ulteriori concetti che secondo me sono fondamentali, in aggiunta a quelli che abbiamo detto fino adesso. Il primo, anche l'Africa sta evolvendo notevolmente. Abbiamo detto prima che l'Africa è stata il cantiere di riforme legislative, delle numerose riforme legislative, comparata con il resto del mondo, è stata la più importante, la più grossa. Una di queste, ed è uno degli strumenti essenziali, è quello del, lo citava prima il viceministro Del Re, dell'accordo sull'area di libero scambio africana. Questa è un'occasione unica da prendere al volo. L'accordo di libero scambio, che per carità è ancora lontano dall'essere completamente implementato, ma creerà una sorta di trattato di Roma a livello africano, creerà una sorta di concorrenza interna fra ordinamenti africani nell'ambito della scelta dell'individuazione delle risorse straniere per gli investimenti. Questo per converso vuol dire che dal nostro punto di vista, dal punto di vista italiano, l'Italia e gli investitori italiani possono investire in Africa contando non solo più sulle singole giurisdizioni nell'ambito delle quali le stesse possono andare ad operare, ma contando su sistemi di libero scambio e potendo individuare quindi quale può essere la giurisdizione opportuna di partenza e nell'ambito delle quali, grazie a queste aree di libero scambio, poter espandere e diventare quindi un tessuto economico non solo limitato a quel singolo giurisdizione, ma panafricano, comunque espanso a determinate giurisdizioni africane. Questo per converso crea, o dovrebbe creare, un effetto volano interno africano, perché a questo punto le singole giurisdizioni africane, vuoi
sfruttando i fondi messi a disposizione dell'Unione Africana, vuoi beneficiando dei contributi dell'Unione Europea che dicevamo prima a livello di capacity building, dovrebbero creare un virtuoso concorrenza interna per cercare di lavorare insieme o con altre giurisdizioni africane nell'ambito dello sviluppo di investimenti stranieri. In più ricordiamo che l'Italia, sotto questo punto di vista, è un interlocutore privilegiato anche perché se noi contiamo il numero di trattati bilaterali sulla protezione di investimenti stranieri, il numero di convenzioni internazionali bilaterali a livello tributario che abbiamo con singoli paesi africani sono certamente elevato. Quindi partiamo già da un punto di vista molto molto importante. Da ultimo, e cerco di concludere per non dilungarmi troppo, è chiaro che c'è ancora molto da fare, nel senso che abbiamo ottimi punti di partenza, le nostre istituzioni stanno lavorando molto bene, è chiaro che però per arrivare all'obiettivo che ci dobbiamo necessariamente dare di rendere l'Italia l'hub preferenziale per gli investimenti mondiali nell'ambito verso l'Africa, ne dobbiamo raggiungere secondo me 10 sottobiettivi che ho provato a sintetizzarli. La prima, ed è fondamentale, ed è stato detto da più di un intervento precedente, noi dobbiamo stimolare che i rapporti con i paesi dell'area avvengano sviluppando anzitutto il profilo culturale ed educativo, coinvolgendo nella massima misura possibile università, musei e istituzioni culturali. Per far questo noi dobbiamo puntare tantissimo sulla specializzazione nell'ambito delle nostre università di studenti africani e di promuovere essenziali forme di partnership. Il secondo, noi dobbiamo implementare una strategia condivisa multimediale per quanto riguarda porti, rete ferroviaria e aeroporti. E mi perdoni, dottor Succi, che devo essere... Ok, perfetto. Se è possibile, mi scusi. No, scusi. Terzo, valorizzare ancora di più ed estendere l'area dei trattati commerciali. Lavorare meglio e modificare le convenzioni sulle doppie imposizioni, estendendole agli altri paesi dell'area africana e soprattutto lavorando sul tema dell'imposta virtuale, del cosiddetto tax sparing. Norme sull'imposizione dei flussi finanziari in uscita e in ingresso, implementare le convenzioni bilaterali sulla tutela dell'investitore italiano in Africa e da ultimo agevolare i finanziamenti degli investimenti nell'area privati, collaborando e contribuendo, grazie anche al ruolo della nostra borsa italiana, alla creazione di piattaforme locali che possono diventare aree di scambio di strumenti di debiti e di equity e che possono anche contribuire a portare capitali privati essenziali e lavorare di più e quindi favorire la futura convertibilità delle valute povere. Ho finito. Grazie.